Che bello, è scappato anche un cavallo. E benvenuti in un classico giorno di test asino corse. Quindi piove, c'è la nebbia, fa freddo e oggi andiamo a provare appunto la Suzuki Swift. Come vi avevo già accennato, correremo con quella e oggi lo ufficializziamo. La proviamo, vediamo un po' come, che tipo di macchina è, come ci si trova, eccetera eccetera. Ma soprattutto Adriana Voicu, la mia futura navigatrice. A 400 metri, svolta a sinistra, indicazioni per Osiglia, sale per la prima volta su una vera auto da corsa. Non l'ha mai fatto, siamo volate di sotto insieme con una 106 stradale, ma più di quello non l'avevamo fatto, quindi oggi sarà lei ad affiancarmi in questo test. Svolta a sinistra, indicazioni per Osiglia, posta. Suzuki Swift Sport Hybrid. Questo è il nome con cui identifichiamo questa macchina, che può essere portata in gara in differenti versioni. Quella ufficiale, del trofeo per capirci, è identica a questa, ma il cambio di serie è di differenziale autobloccante Torsen, che non ha nulla a che vedere con quello che proveremo oggi. Questa versione, che portiamo sulle colline del Melogno, infatti è la Suzuki Swift versione Rally 5 con motore 1.4 turbo da 180 cavalli, cambio sequenziale SADEV a 5 rapporti, il quale permette le cambiate senza uso della frizione, ma non oggi in quanto c'è un problema sul grip, il quale è praticamente il sistema automatico che stacca la corrente ad ogni cambiata, e differenziale autobloccante di quelli veri. E il resto, vi starete chiedendo, com'è? Esattamente come da categoria Rally 5. Geometrie di serie, freni di serie, in pratica tutto di serie, ad eccezione fatta per gli ammortizzatori, fissi ma raffinati. In pratica, per modificare l'assetto si può agire solo sulle molle. Esteticamente è molto bella, peccato per il finto scarico a sinistra. La macchina è in gestione dal team FN, con il quale abbiamo già corso. Info in descrizione. Eccoci qua. Allora, adesso dobbiamo prendere praticamente le note. E solitamente non si arriva fin qua su, ma si arriva più giù. Pertanto noi le prendiamo lo stesso da qua, così poi segniamo dove devi smettere di dirmele. E la nostra navigatrice è la prima naviga con la sciarpa della storia. Dai, facci vedere cosa hai imparato. Puoi parlare, eh? Ve faccio vedere cosa ho imparato. Ok, dove siamo? Questa è a scendere, quindi scriviti che è a scendere. E come si chiama? Con le menogno testa a scendere. Di 6, 20. Di 3 lunga. Continua 2. In a 3. Ma poi possiamo controllarle? Sì, sì. In D3. In D3. Cancello 1? No, 1 è questo qua. Sì, cancellare con D3. Per A3 apre. Porco! Piano, amore! Siamo con la macchina normale. In attenzione a 3. Cosa? Di 30 di 2 a 1, voglio dire. Possiamo più farne teoricamente. Okay. Grande team FM. Ci fai i sedilozzi. C'è la base girata al contrario, mi serve la fissa stella da infilarci sotto.
Com'è Fabio? Che di te non ci vediamo dal Vigneti Monferrini? No, tutto bene, dai, casinatissimi quest'anno, fortunatamente. Fortunatamente, me l'hai detto. Com'è? Solo una macchina. Via gli orecchini, sta uscendo il sole. Allora, a differenza della 208, qua, no, beh, la mia macchina è completamente diversa. Praticamente è la categoria della Clio Rally 5, quindi motore 1.4 turbo e teoricamente ci dovrebbe essere l'hybrid. Cambio sequenziale, 5 marce e freno a mano idraulico, quindi questo ci piace. Un po' meno il freno, diciamo, col servofreno, perché rende un pochettino più difficile la sinistrata, però ci può anche stare. Adesso ci facciamo bene spiegare la scalata e tutto quanto, perché con il 208 facevamo tutto senza frizione. Adesso non so così qua come funziona. Tesoro, com'è? C'ho un po' di danni da pagare io. Anche tu hai capottato? Porco zio. Benvenuto nel club. Cosa hai tirato sul tetto? Questa. Ah, questa qua che stiamo guidando noi? Grazie. Tesoro, ti tranquillizza la cosa? Lui è mesi che fa battute su che ne capottò di un'altra marca. No, non lo dire a Fabio. Ma è uno scherzo, non è... Di non tirargliela perché sennò bestemmia fortissimo. Non ci arrivo. Lo posso mettere in tasca? Se te lo metto nella tasca qua davanti col vetro. Grazie. Prego. Prova a vedere se funziona l'interfono. Scusa, non sono abituata alla velocità. Tranquilla. Possiamo andare? Ci sei? Sì. Respira, concentrato. Thank you.
molto meglio Fabio, Sì? Fai manovra qua? Sì, sì, va bene. Salite in tre, Ok. Fabio? Volte, dietro te, poi arrivo là. C'è mica un po' d'acqua per lei, ancora? Sì, sì, sì. Un po' di nausea.
da vomitare. Ah sì? Questa strada qua non è... tosta, eh? Minchia, è difficile. La macchina ha tanta roba. Il pedale del freno quando ha cominciato a scaldarsi pensavo fosse un po' troppo male. Sì, no, viene commosso, sì. Purtroppo quello è un po' la prerogativa di ste macchine. Perché di sede? Sì. Però la macchina è molto reattiva. Dietro forse è mai giusto che sia così, un po'... ci gira tanto. Abbiamo... le ammortizzatori non sono regolabili, però noi lavoriamo tanto con le molle. Tutti i kg di molle da 5 kg. Quindi ti dico, se ti sembra che gira troppo, io ti mollo, ti metto 5 kg meno di molla, lei gira già meno. Certo. Hai capito? Certo, sì, si sì. Possa abbassare, teniamo il culo un po' più alto per farla girare, possiamo scendere, gira di meno. Cioè, poi se mi dai delle indicazioni, io... Certo, tanto prima devo imparare a poi allora si può pensare a regolare, perché così... Sì, comunque è un aiutino in più al posteriore, lo vorrei. Sì, basta mettere 5 kg meno di molla e... Perché è più rigida dietro. Sì, noi la chiamiamo rigida perché non avendoci l'autobloccante, con il col torsen nel trofeo cerchi di farla scivolare il più possibile, ma solo che il muso vada dentro. Certo. Se no comincia a smusare e perdi le traiettorie. E allora noi la teniamo molto rigida dietro, mettendo l'autobloccante e tutto il resto puoi legargli un po' di più il culo, perché tanto lei va dentro perché ce l'ha. Capito. Non è nel profilo. Infatti si sente che tira bene dentro. Cioè. Invece il torsen ti tira proprio il cazzo, cioè se non la fai girare dietro, lei dentro non ci va. Ci sono? Qua. Fantastico. Sentite? Noi portiamo anche i fan. 20 di grado. Dici che andare qua è questione di comparatura? Sì, beh, chiaro, quando la gomma va oltre la spalla no. È perché c'è un problema di campanatura. La macchina ha poca campanatura. Ok. La gomma deve lavorare sempre piatta, non deve mai andare oltre quello, perché va o è fuori campanatura o è fuori temperatura e quindi cede la carcassa. Ecco. La mescola è sbagliata per il fondo. Qua oggi siamo messi giusti perché hanno lavorato giusto per me. Oggi con le 11 era giusto, buona. Questa gomma qua, per lo più vicina per l'altra che è venuta, è giusto. Ho provato a fare 2-4 che non facevo piene e funziona. La macchina sta. Sì, ma c'ha il limite, secondo me, poi ditemi se sbaglio, non è altissimo. Però non è facile stare lì. Chiaro. Cioè non è che. Come la 208 ha un limite incredibile. Hai sempre la base è quella di una macchina stradale, infatti un R1, cioè meno di questo c'è la macchina stradale. Abbiamo una topolina sboccona. Ha sboccato l'anima. Tesoro, che è che guido male, ma non c'era bisogno di sboccare l'anima. Allora, com'è stato, a parte la nausea e il mal di pancia? No, bellissimo. La tua prima volta sulla macchina da corsa. Mi sono persa un po' con le note, però dai, alla fine l'ultimo giro è andato benissimo, credo. Era un po' l'ansia del... Sì, no, sono andata bene. Era un po' l'ansia della macchina da corsa, si vedeva che comunque eri un po' spaesata. Solitamente il contrario. Solitamente è più difficile dare le note sulle auto di serie e poi sulle auto da corsa si sta meglio. Però sei andata molto bene, ti sei ripresa, ti sei concentrata, ti sei messa sotto e sei riuscita... Sono anche ritrovata, che di solito ti sei ritrovata. Succede. E negli ultimi, diciamo, due giri sei riuscita a... Iniziamo ad avere fiducia nei tuoi confronti, iniziamo ad andare bene ascoltandoti.
perché devo essere sincero, i primi due passaggi non ti ho ascoltato. Un po' perché anche io ero molto confuso. Il primo giro, vabbè, lasciamo perdere. Il secondo giro è stato disastroso. Il terzo e il quarto invece ho cominciato a capirci qualcosa. Il quinto mi sentivo già bene. La macchina è una macchina che non è facile, nel senso, è stata studiata per una configurazione diversa, senza l'autobloccante, come ci spiegava Fabio, e senza sequenziale. Però in realtà è molto divertente. Ciao, salutiamo il nostro fan. Alla prossima, mi piace, dai like. Mi piacerebbe fare un'altra giornata così e poi vado in Perise. Senza mangiare. Ciao ragazzi, grazie di aver visto il video, grazie di essere stati con noi. Ciao. Imparerà. Io al giorno ho quasi sui tuba, ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che arrotino bro, qui c'è un asino ci dà, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la regione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah, asino, 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 corse.